Ciao! Per Andrea risponde, oggi voglio parlare del tonno. Il tonno non gode di buona fama, questo perché contiene naturalmente una sostanza nociva, il metilmercurio. Da notare che non ha importanza se il tonno sia fresco o in scatola. La quantità di metilmercurio che contiene dipende dal tipo di tonno utilizzato, non dalla conservazione. Questo perché ci sono moltissime specie diverse di tonno e non sono tutte uguali. In particolare in Italia si trova il pinna gialla o yellowfin che ha contenuto di metilmercurio medio. Tuttavia, se comprate quello in scatola, si trova anche lo skipjack o tonnetto striato o Katsuvonus pelamis. Lo skipjack è un tonno di piccole dimensioni e a basso contenuto di metilmercurio. Inoltre, non è una specie a rischio. Questa è una scatoletta che casualmente ho in casa e come vedete è proprio il tonno skipjack. Ma quanto tonno si può mangiare? In generale, gli adulti una scatoletta piccola a settimana. Per i bambini circa un terzo di scatoletta piccola. Ma se il tonno è skipjack, allora calcoliamo 25-30 grammi di tonno a settimana ogni 6 kg di peso del commensale. Ad esempio, un bambino di 10 kg ne potrebbe mangiare fino a 50 grammi a settimana. Ovvero, tanto. Insomma, se scegliamo accuratamente, passa la paura. Tanto, quanto tonno potrete mai mangiare con regolarità? Ma, e il sale? Il sale è un falso problema in questo caso, perché le scatolette normalmente ne contengono poco. Questa è sempre la mia scatoletta da 110 grammi di tonno sgocciolato e ne contiene 1,1 grammi. Quindi, non abbiate paura del tonno, anche se in scatola. Cercate lo skipjack. Mangiatene in moderazione, grandi e piccini. Informazioni dettagliate e riferimenti li trovate tutti su autosvezzamento.it. In conclusione, buona pasta col tonno a tutti! Bastano una scatoletta di tonno scolata, un po' d'olio, peperoncino, aglio, prezzemolo. Mescolate gli ingredienti e lasciateli macerare per un po'. Dopodiché mescolateli alla pasta appena scolata e il gioco è fatto. Ciao e alla prossima!